storia che ci stiamo per far raccontare dall'ospite che ringrazio di essere qui all'interno del Gin Tonic. Ho detto che parleremo di cinema, ma in questo caso di cultura, l'abbiamo già fatto nella prima parte della seconda parte della nostra trasmissione. E dicevo, la storia che sto per raccontare, per farvi raccontare, è una storia di una profondità immensa, perché il personaggio che sto per presentarvi ha fatto un percorso non solo interiore ma anche culturale, e da un momento di debolezza della sua vita è nato un nuovo Salvatore Striano, che saluto. Buonasera Salvatore. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Allora, il volto di Salvatore l'avrete sicuramente visto in alcune fiction di grandissimo spessore, parliamo di Mina Settembre, parliamo dei Bastardi di Pizzo Falcone, per esempio, ma ci sono film legati alla sua professionalità, come Gomorra, Napoli, 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 Fortapache, Gorbaciov, Cesare deve morire, ce ne sono tantissimi. Ma raccontiamo la tua storia, Sasà. Da dove vuoi iniziare per raccontarla? Dall'inizio. Che cosa dall'inizio nasco, invece di 9 mesi, 7 mesi, e invece di essere messo in una stanza con tutti gli altri bambini, vengo rinchiuso subito in un'incubatrice. Ecco. Quindi sono andato già in galera. Diciamo che questa cosa ti ha un po' caratterizzato nella prima parte della tua vita. No, non mi ha caratterizzato, ma ha cercato di annientarmi. Non è che ti caratterizza, perché poi dopo devi fare un grandissimo lavoro quando prendi coscienza e hai l'opportunità di andare su un'altra strada, devi riaggiustare tutto. Quello che tu dici caratterizzare, tu lo devi aggiustare, devi cambiare. Non solo non devi fare i reati e non devi vivere di illegalità, devi anche cambiare atteggiamento, devi cambiare linguaggio, devi cambiare modi. Ecco, devi andare ad arricchirti di parole nuove che non conoscevi perché usavi un certo linguaggio, e quindi devi fare un lavorone. Poi dopo alla fine scopri che tutti i grandi sono stati in galera, e quindi ti rasserieni un po', e quindi prendi il lato positivo delle disgrazie, ti accorgi che tutte le grandi tragedie, tutti i grandi letterari e drammaturghi hanno scritto delle storie che ci somigliano a noi, che abbiamo vissuto una vita di strada fatta di violenza, di crimini, di lotte, di scontri. Ecco la tua. E quindi muovi bene quella materia, perché poi gli italiani dicevano a noi nella prigione di Re Bibbia, che dicevamo: ma dobbiamo girare un film, dobbiamo fare gli omicidi con i coltelli di plastica. E lui disse a un paio di colleghi che stavano là, disse: ma voi non avete bisogno di armi vere, voi la morte ce l'avete negli occhi, si vede. Diciamolo, tu hai fatto un percorso molto importante, non soltanto interiore ma anche culturale, perché proprio essendo lì in carcere hai frequentato questi corsi di teatro e ti sei avvicinato al mondo del teatro, giusto? Sì, giusto, e anche alla biblioteca, e quella roba là, è contagiosa. Ti fa compagnia quando hai fatto una vita difficile. Nei libri ci sono tutte storie difficili, storie rare, a volte inventate, romanzate, però che somigliavano tanto a noi. Io conosco tantissimi Macbeth che per arrivare al potere non si fanno scrupoli, lì non si facevano scrupoli ad uccidere, a fare prepotenze. E quindi c'erano tanti Macbeth, c'erano tanti Amleto nel mio quartiere, tanti ragazzi col papà ucciso che non sapevano che strada prendere, se vendicare il padre, se scappare, se quindi il dubbio amletico lo sentivo, che lo riconoscevo. Tantissimi Giulietta e Romeo, ragazzi e ragazze di famiglie che si odiano e che si combattono, ma che loro si innamorano, e quindi devono vivere un amore clandestino di contrabbando, oppure non lo possono vivere. Su tutte storie che ci appartenevano,
Beckett che ci teneva chiusi in una scatola e ci raccontava delle scatole, noi ci rendevamo conto che eravamo chiusi in una cella, non era più la giungla dove noi andavamo la mattina al passeggio a combattere. Il teatro e la cultura ci ha fatto prendere coscienza che ci trovavamo in galera, e in galera nessuno ci vuole stare. E ti fa uscire non attore. Io non mi sono fatto nessuna illusione quando sono uscito di diventare un attore. Io ringrazio il teatro e la scuola e i libri perché mi hanno fatto svegliare l'agnellino buono che c'è tutti quanti noi, hanno fatto addormentare il lupo cattivo. Posso andare a fare pure il cameriere, potevo andare a fare, infatti sono andato a lavorare in un'impresa di pulizie, sono andato a lavorare in un bar, e poi invece dei registi mi hanno cercato e ho capito che potevo fare l'attore e ho iniziato a recitare, a scrivere, ho scritto 3 libri, ho scritto 2 opere teatrali, ho partecipato a più di 50 film. E soprattutto è nominato per tante consulenze quando vado sui set cinematografici di certi film. Mi dovrebbero pagare più per come sono bravo a fare il consulente che per la parte attoriale. Ma il tuo pregio è quello di essere vero, la cosa più importante, perché nelle parole che stavi dicendo, anche per chi ci sta seguendo in radio e non ti sta vedendo in video, coglie perfettamente la veridicità di quello che tu stai dicendo. Dicevo, la biblioteca è stata talmente contagiosa che poi ti ha portato a scrivere dei libri. Sì, eccoli, alcuni sono qua, 2 sono qua. Teste matte, che racconto come mi sono perso, ecco, autobiografico, quindi è autobiografico, eppure questo però non c'ho la copia in italiano, ce l'ho in inglese perché è uscito in più paesi, addirittura come Shakespeare può salvarti la vita o La tempesta di Sasà, che era il titolo iniziale, che invece è come mi sono salvato, come mi sono recuperato e come ho capito che la criminalità e la delinquenza è la più grande truffa che esiste sulla faccia della terra, e che il fascino del crimine è solo una montatura da film, da commedia, da teatro, ma nella vita è una cosa triste. I criminali sono degli sfigati perché hanno le case più belle della città, ma devono vivere murati vivi nei cunicoli, hanno i Rolex per aspettare la polizia che li va a arrestare o il nemico che li uccide. Non possono portare il cane a fare la pipì, non possono farsi una passeggiata per paura di essere arrestati o ammazzati. E se questo è il fascino, io preferisco fare lo sfigato. Oppure proprio se lo devo fare, mi devono fare un contratto e mi devono dire un film, quindi è finzione. E là allora io faccio quella roba. Posso farti una domanda da addetto ai lavori? Allora, ormai sappiamo tutti quanti che l'evento dell'anno è Mare Fuori. Come vivi tu appunto la visione di questa fiction collocata nell'attualità che stiamo vivendo in questo periodo? Guarda, la mia scuola attoriale è quella fatta di grandi registi. Io ho lavorato con Garrone, ho lavorato con Taviani, ho lavorato con Guido Lombardi, con Tony D'Angelo, ho lavorato con Incerti, con Marco Risi, ho lavorato con Martone, ho lavorato con i più grandi anche, soprattutto, citato Garrone, Taviani, Martone, sono maestri. Certo, grandi nomi, miti del cinema. E mi hanno la cosa che io da buon ladrungolo del passato, nelle cose buone c'ho l'occhio, c'ho l'orecchio, mi piace ascoltare, mi piace osservare, perché sono cresciuto così, e quella gente mi ha aperto la testa e mi ha tolto il provincialismo perché ci sono delle licenze registiche di un'opera. Garrone ha messo dei giubbotti antiproiettili addosso a dei bambini in Gomorra Film, che è una cosa non vera, perché i giubbotti antiproiettili li legano vicino agli alberi per provarli, non li provano addosso, certo, ai bambini. Certo, certo. Vabbè, c'è la finzione però, scenica. Però quello dice, quella è la mia firma, è la mia licenza registica, che no, io faccio il documentario, faccio il vero, sì. E quindi non possiamo chiamare nemmeno più film, se si è film è perché è finzione, e quindi io guardo tutti altri aspetti di un prodotto. Per esempio ci sono degli attori bravissimissimissimi in Mare Fuori, dei giovani veramente, dei talenti
forti, ma proprio forti, che rispecchiano molto la realtà. Lo stesso Carmine Negano riesce a tenere alla grande quel personaggio e a mostrarci tutte le varie emozioni che vive un uomo che attraversa tutta quella roba. Poi se è vera, se non è vera, io il 9 aprile esce la seconda stagione del Re su Sky con Luca Zingaretti, con la regia di Gagliardi, e io sto lì dentro come attore anche nella seconda stagione, e lì usiamo delle violenze inaudite, delle cose che non esistono nelle nostre carceri, anche se abbiamo delle eccezioni, perché è esistito anche quello nelle nostre carceri, disgraziatamente. Certo. Però è una serie TV, è finzione. Noi dobbiamo aprire un attimino il paracadute e smettere di dire che quella roba crea emulazione, che quella roba no, crea... No, sono d'accordo con te. Anche perché tu non hai fatto solo il cattivo, hai fatto anche il poliziotto. Ho fatto anche il poliziotto, ma chi meglio di me conosce i poliziotti che mi sono venuti a trovare a casa mia una vita? Sono stato con loro. Hai familiarizzato. Storia per tanti anni, ci siamo relazionati, loro provavano a prendermi e mi spiavano, io per non farmi prendere dovevo spiare a loro, perché i poliziotti lo sanno. Noi la mattina uscivamo e andavamo a vedere chi erano le macchine della polizia in borghese che poi giravano nel quartiere, ci segnavamo i numeri di targa e li mandavamo a tutti quanti, così da lontano già sapevamo che stavano arrivando. Dovevamo essere più bravi di loro per non farci arrestare, quindi li conosciamo bene. Il nuovo Sasà però va anche nelle scuole. Nuovo Sasà non ha mai smesso, da quando è uscito dal carcere, di andare nelle carceri e nelle scuole, perché Sasà ha scoperto il potere della cultura, e quindi vado lì a raccontare ai ragazzi se vogliono perdere cosa devono fare, perché io ho perso tante volte in questa vita, per fortuna sono qui a raccontarlo, e oggi ho avuto come qualche ieri ho avuto la possibilità di riscattarmi e di dimostrarmi che c'è sempre qualcosa di speciale in tutti noi, e bisogna soltanto dedicarsi e dare tempo a quella cosa, e quella cosa poi ti darà i suoi frutti. E cerco di dire agli studenti di prendere la scuola come uno strumento importante, perché io senza l'istruzione non avrei potuto nemmeno fare l'attore, perché come fai a leggere un copione, come fai a capire un personaggio? Assolutamente no. Come fai a fare un'analisi critica, come fai a capirlo se non conosci le parole? E quindi la scuola non è il concetto della bellezza, è il concetto dell'importanza. Se vogliono rimanere degli ultimi, delle persone che non hanno stima in se stessi, allora possono prendere la scuola con superficialità. La scuola non è bella, la scuola è importante. E i carcerati ti vado a dire di alzare il culo dalle brande e sfruttare il tempo che hanno a disposizione, perché la gente fuori questo tempo se lo sogna, visto che il mondo va a mille. Bravo! E di cacciare fuori quello che hanno. Però poi mi rendo conto che quelli sono, c'è un affollamento di criminali nelle carceri, ma poi c'è un deserto di persone per aiutarli. Ci sono solo guardie che li sorvegliano e li fanno vivere un mondo di tortura psicologica e a volte anche fisica, perché non riescono a stare bene in quel sistema. Ci vorrebbero mille maestri di quelli che ho conosciuto io, ci vorrebbero gli elfi di Shakespeare, le persone buone che vanno lì dentro a migliorare la vita e a fare uscire il demonio della mala vita dalla testa di quelle persone. Se no, io a volte mi vergognavo, perché tornavo in cella dopo che avevo lavorato, ero andato a scuola, ero andato a teatro, e c'erano detenuti che invece non accedevano a nessuna di queste attività, e io mi dovevo sentire, mentre pagavo la mia condanna in carcere, privato della mia libertà, mi dovevo sentire un privilegiato nei confronti di un altro. Anche in quei luoghi c'è sempre l'ultimo, e in quei luoghi il povero è ancora più povero, e il boss così è ancora più boss, perché riesce a corromperti per un francobollo, per un pacchetto di sigarette, perché c'è gente abbandonata che le famiglie non li possono nemmeno assistere. Grazie Salvatore, io ti ringrazio, perché sei la perfetta testimonianza di una speranza nella vita. Spargiamo la voce, che, ma non per me, perché più sasastriano escono da lì dentro, meglio stiamo tutti quanti. Grazie, io spero di abbracciarti di persona, perché c'è da levarsi soltanto il cappello. No, davanti. Quale cappello? Dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, perché noi crediamo che la cultura e lo sport possono renderci migliori a tutti quanti, nessuno escluso.
Quello è. Grazie Sasà, grazie davvero, in bocca al lupo per tutti, per tutto e per tutta la tua famiglia soprattutto. E forza Napoli. Io non lo posso. Anche se noi, se il terzino del Napoli ha giocato a Matera, lo sai? Lo so. Proprio in questi giorni è uscita la fotografia della figurina Panini quando Di Lorenzo vestiva la maglia del Matera. Lo so, ma pure il Napoli stava in Serie C e ci giocava là. Grazie Sasà, grazie. Splendida persona. Ascolta Radiosa Music in radio, in TV e sulla nuova app.